Spesso ti identificano come musicista con precisi interessi sociali. Perché allora le tue canzoni meno impegnate sono quelle che la gente ricorda più facilmente? Forse gli italiani non sono interessanti al sociale? Le mie canzoni probabilmente meno impegnate a cui ti riferisci sono Il gatto e la volpe, sono solo canzonette. E Viva la mamma. Probabilmente se leggendo tra le righe ci si rende conto che sono le più impegnate, o comunque, poi dipende da quello che si intende per impegno. Se per impegno si intende soltanto, per quanto riguarda la musica, una trasmissione di energie positive e di emozioni, allora è facile anche fare delle classificazioni. Facciamo soltanto due classificazioni della musica: la musica che dà emozione e la musica che invece non te le dà. Eva non lo sa, Eva, e nessuno glielo ha detto mai. E ha trovato il sistema lei per spezzarmi il cuore. Quando da lontano mi sorride, questi sono mestieri che si inventano alla scuola dei sogni. Sono mestieri, piccole occasioni per curarsi l'anima e lasciarsi andare un po' di più. Il tuo disco è uscito quasi contemporaneamente ad altri big italiani. Tu personalmente senti questa competizione? Cioè, hai in tutta onestà fatto qualcosa per rendere più appetibile il tuo suono in questo album? Ho fatto di tutto per fare in modo che ci fosse più magia e più emozioni possibile. L'obiettivo è quello sempre, comunque. Chi va per mare? È un uomo fortunato perché sa capire il vento. Così chi va in cerca del futuro è un uomo fuori dal suo tempo. Ed in ogni nuova idea c'è un po' di pazzia. Ed in ogni sogno c'è un po' di realtà. Va, e il suo pensiero è la
Dubbi sembra quasi un semplice gioco di parole, ma probabilmente nasconde un piccolo significato specifico. Quale? Abbi dubbi, niente, è quello che significa. Abbi dubbi su tutto, perché è giusto, umano avere dei dubbi. Io il primo giorno di scuola elementare avevo dei dubbi, poi mi sono accorto che dopo la laurea avevo ancora più dubbi, quindi non vi vergognate di avere dubbi. L'unica cosa su cui non ho dubbi, non ho avuto mai dubbi, non penso non avrò mai dubbi, è la musica, perché la musica ti regala buone vibrazioni e quindi è una certezza, l'unica certezza è quella. E vedi dubbi sì, e vedi dubbi no, e vedi dubbi mamma, e tanti ne avrò. Chi dubbi non ne ha, chissà cosa farà. Dimmi, 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 tu quanti dubbi hai? E vedi dubbi già, il primo giorno di scuola, dall'università. E vedi dubbi ancora, non avevi dubbi solo su, like a non avevi dubbi solo su, like a non avevi dubbi solo su, like a non avevi dubbi solo su. Non avevi dubbi solo su, like a non resti di me da su, like a non hai dubbi me da su, like a non avevi dubbi mai. Avevi dubbi tu, avevi dubbi sì, avevi dubbi seri, mi sarebbe di più. Di dubbi non ne ha, chissà cosa farà. Dimmi, 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 tu quanti dubbi hai? Nessuna verità, e poi così segui. Non sono troppi dubbi, non fate mai problemi. Non avevi dubbi solo soli, like a non avevi dubbi solo soli, like a non avevi dubbi solo soli, like a non avevi dubbi solo soli. Non avevi dubbi solo soli, like a non avevi dubbi solo soli, like a non avevi dubbi solo soli, like a non avevi dubbi solo soli. La mamma ha un'atmosfera tipicamente anni 60, unita ad un testo almeno apparentemente disimpegnato, nostalgia, amara per un sound più genuino, o che altro? Viva la mamma è anche uno slogan. Quando ho cominciato a lavorare al testo mi sono reso conto che era un territorio molto pericoloso, minato. La mamma è una situazione, un argomento che rischia la retorica e la mielosità ogni più è sospinta, quindi sapevo che era pericoloso. Però mi serviva questo slogan ironico, divertente sulla mamma per parlare degli anni 50, per parlare di questa atmosfera propositiva degli anni 50, questa carica. Mi viene in mente l'immagine di Silvana Mangano in Riso Amaro, queste donne forti con i piedi per terra, che lavoravano 15 ore al giorno, che erano attive. Così le vedo le donne, molto femminili ma attive, forti, sono quelle che nonostante tutto danno sicurezza, quelle che nonostante siano considerate più deboli e più vulnerabili alla fine sono le più forti. Quindi viva le donne con i piedi per terra, viva gli anni 50, viva la mamma. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno, tu sei. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata sempre, sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Angeli ballano il rock.
parlo di lei, lo sei geloso. Bang bang, la sveglia che suona. Bang bang, devi andare a scuola. Bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Qual è il video che avresti voluto interpretare o la canzone di altri che avresti voluto scrivere? Una canzone che mi piace molto, mi è sempre piaciuta e che magari sarebbe quella che mi porterei sulla famosa isola deserta, sai, di solito si dice così, come unico disco, avendo la possibilità di portare un unico disco, forse è What a Wonderful World di Louis Armstrong, questo mondo meraviglioso di Louis Armstrong. Perché è una frase che è detta da lui, detta da uno nato a New Orleans, di razza negra, suona come uno slogan vincente, forte. Mi piace molto quella canzone. Here's one of our late records we like to play for you now, folks. And it's a beautiful number called What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. Qual è la tua opinione rispetto all'ondata di interesse sociale che molti grossi artisti stranieri hanno creato? Pensi davvero che siano tutti sinceri? Ma il rock, la musica rock è tensione, ritmica, è emozione e anche trasgressione. Quindi cercare di muovere un po' i luoghi comuni, di rimuovere i luoghi comuni. Molto spesso i testi delle canzoni, della musica rock, servono ai protagonisti per dare carica e vigore a quello che dicono nel momento in cui lo dicono, così anche a me. Per cui è giusto che qualcuno parli di Belfast nel momento in cui è irlandese e conosce i problemi dell'Irlanda, e qualcuno parli del Sudafrica perché magari c'è stato, c'è vissuto, ci vive. Io questa volta avevo un pezzo molto grintoso, molto ritmico, molto incisivo. È stato il primo testo che ho fatto, ho parlato di Zen, quartiere di Palermo, zona espansione nord, abbreviazione Zen. È un quartiere di Palermo che doveva essere un quartiere modello e che invece è diventato un ghetto. E quindi è emblematico in quest'Italia di oggi, dell'89, che si vanta di essere la quinta potenza al mondo. Non è una denuncia, non è una polemica, è soltanto un modo per evidenziare una realtà dell'Italia di oggi che mi interessa, che ci interessa. Perché se è vero che c'è una parte dell'Italia che funziona, che è attiva, che è legata all'Europa, qui tra un poco ci colleghiamo tutti nell'Europa, il mercato, non il mercato comune, ma si crolleranno le frontiere e quindi faremo parte tutti economicamente di uno stesso paese. E se è vero che c'è un'Italia che funziona, c'è anche un'Italia che è ancora
traballante, più che traballante, Palermo, Napoli e Catania sono tre polveriere ed è un problema che ci riguarda più del Vietnam, più di Belfast, più dell'Amazzonia, anche se l'Amazzonia è importante. Prenderò sera questa pepe che sa che c'è. Arrivi il puntuale ed ognuno impazzisce per te. Un giorno forse hai qualche problema, sì, ma la notte ti trasformerà in una stella che brilla sopra ogni città. Ti muovi bene su quei tacchi a spillo, che Italia. Un poco di nostalgia. A volte sei una spiaggia libera, a volte un rischio da evitare. Hai mai pensato di unirti ad altri artisti italiani per dimostrare che anche noi abbiamo una conoscenza sociale? E quale sarebbe la tua crociata? No, ho detto prima, penso che il problema che ci riguarda di più è le grosse contraddizioni che vive l'Italia in questo momento. Nella mia tesi di laurea in architettura ho proprio parlato di questo. Penso che non esista nessun paese al mondo all'interno di cui i confini ci siano situazioni così diverse come sono diverse in questo momento a livello economico, ma soprattutto di approccio mentale, Reggio Emilia e Reggio Calabria. Dico Reggio Emilia e Reggio Calabria perché hanno più o meno lo stesso nome, però c'è più differenza in questo momento tra Reggio Emilia e Reggio Calabria che tra Stoccolma e Tunisi. Non è polemica, forse anche un modo per far reagire, per creare uno shock emotivo. Uno shock emotivo non a quelli di Reggio Emilia, chiaro, ma a quelli di Reggio Calabria. In che modo? Magari l'atteggiamento della gente del sud è sempre quello di vittimismo. Non c'è più spazio per il vittimismo, l'unica possibilità è quella di reagire e di cambiare il tipo di mentalità. Per secoli l'Italia del sud si è sentita comprata dai Borboni, dagli Angioini o dai dominatori anche dagli italiani, dai piemontesi. Adesso comunque non è più tempo di lasciarsi comprare. Io ironicamente in un brano dell'ultimo LP dico vendo Bagnoli a chi la vuol comprare. Si vende Bagnoli, chi offre di più e se la può comprare. Però la colpa non è di chi si compra il sud, di chi si compra Bagnoli, di chi si compra di chi gestisce la situazione. La colpa è di chi si fa comprare. Quindi è la base che deve reagire. Cercate di reagire perché non c'è molto tempo, bisogna darci dentro. Parlo a tutti i ragazzi del sud, dobbiamo fare qualcosa, cambiare mentalità. Gli anziani ormai ragionano in un certo modo per un fatto proprio ancestrale, per un fatto storico. Noi dobbiamo cambiare in fretta.
La Luna è una canzone che dedichi espressamente al ventennale dello sbarco dell'uomo sulla Luna, appunto. Cos'è che ti affascina nella Luna? La Luna è un fatto magico. Io penso che a distanza di 20 anni dalla conquista della Luna, la Luna è rimasta soltanto semplicemente un fatto magico, una magia. Molti pensavano che la conquista della Luna avesse cambiato le regole e anche il rapporto tra le persone e tra gli stati. Invece ci sono ancora guerre e violenze, ci sono ancora gli stessi problemi di prima. Addirittura il progresso tecnologico, la ricerca scientifica non ha risolto quelli che erano, per esempio, delle gravi malattie cosiddette del secolo. Sono arrivate addirittura nuove malattie. Quindi penso che non è cambiato niente. Non è un discorso pessimistico, è un dato di fatto. La Luna a distanza di 20 anni è rimasto soltanto un fatto magico. E il sogno americano è crollato, molti altri sogni sono crollati. Le nuove generazioni sono caratterizzate da questo. Sono più diffidenti, sono più meno si lasciano convincere molto di meno dal primo profeta che arriva su un palco e proclama nuove teorie. Quindi molto spesso si dice che sono meno impegnate, sono semplicemente più attente, sono più smaliziate. È chiaro che se non ci sono nuove teorie, se non ci sono nuove idee da seguire, si vive sempre nel dubbio. Il dubbio caratterizza, l'ho detto prima, l'uomo a livello individuale e a livello collettivo. L'uomo non riuscirà mai a risolvere tutti i dubbi che lo assillano, però sarebbe opportuno che almeno si cercasse di risolvere i problemi più gravi. E spero che questo succeda, la famosa isola che non c'è, che comunque si continua sempre a inseguire, imperterriti, a tutti i costi. Il giorno che Neil sbarcò sulla Luna, tutti dissero che era un giorno speciale, dallo spazio in diretta alle immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse nell'argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza venti. Ed il mondo si fermò a guardare e la luna, da tanto tempo lontana, per un momento così vicino. La Luna appena sfiora, obiettivo di sé, e traguardo finale di favolosi anni 60 che stavano per tramontare, ma lei è Luna e non è il sogno americano. Se vuoi sognare, la puoi guardare da lontano. Sembrava così diversa da lui, in quell'estate che non era estate, ma era la prova di un lunghissimo autunno, di foglie al vento e di barricate. E la luna, la pallida luna, un'emozione da dimenticare. C'erano cose molto più importanti ed il mondo smise di sognare, ma lei è Luna, nessuno la potrà cambiare. E quando è sera, lei sa quello che deve fare, deve colorare.